Bella a tutti ragazzi, sono il vostro Dominic94. Allora, come ben sapete non è mio solito e comunque non è da tantissimo tempo che porto gameplay per quanto riguarda Armi d'Eroi, però una volta che ho visto tramite gli incarichi di questo mini evento a Knox Salin Cattedrale, che è velocissimo ragazzi, solo due pagine incarichi, dove nel quale alla fine la tua missione consiste nel semplicemente buildare una griglia radar e vi darà appunto questo eroe. Non appena ho visto questo eroe, diciamo che finalmente ho deciso di portare una delle mie build preferite. Per quale motivo? Perché la maggior parte delle persone, ragazzi, quanti di voi non giocano nient'altro che in modo e in maniera AFK? La maggior parte, essenzialmente spendere 20, 40 euro, 100 euro, 150 euro, quello che è, magari per chi è la versione definitiva o meno, per un gioco e non giocarci, per me è uno spreco di tempo e di denaro. Quindi la prima cosa, secondo me, la prima regola è divertirsi. E quando porti anche un video, anche far divertire. Quindi ho deciso di portare questo video dello scatto taurino con questo eroe primario e anche come supporto, in modo da analizzare se è meglio da utilizzare sia come primario da secondario, o anche per farvi cambiare anche un po' una minima idea per quanto riguarda il modo di giocare, o comunque magari aprirvi un po' la mente per tutti i stili di gioco che potrebbero essere validi e vari da applicare. E niente ragazzi, questo sarà come vi ho detto un utilizzo dello scatto taurino in maniera non tradizionale, ovvero cosa vuol dire? La maggior parte delle volte lo scatto taurino viene utilizzato magari per andare a stoppare uno smash in carica o per allontanare o buttare giù da un dirupo o dove ci trova più comodo un mini boss. In questo caso invece no, utilizzeremo lo scatto taurino in maniera offensiva barra difensiva. E questa build ragazzi, oltre ad essere divertentissima, perché appunto ripeto è la mia preferita, va a veramente salvarvi la vita, sono le chiappe, quando giocherete in pubblica, perché vi permetterà di spazzar via tutto quello che avete davanti, tranne giustamente uno smasher, perché potete solo è come una montagna, diciamo. Vi permetterà, se l'obiettivo viene aperto o comunque anche se non viene aperto, di spostare tutto in maniera veramente lampo. Allora, questo che vedrete ragazzi è principalmente possibile solo da mouse e tastiera, perché come sensibilità è veramente più fluida, è veramente più differente rispetto a pad, che il pad è molto molto rigido. Però se volete comunque provarci o allenarvi, basta semplicemente che andate a cambiare la zona morta controller, portando la levetta movimento e la levetta visuale al massimo. In questo caso io non la salvo perché non vado neanche ad utilizzarla. Per il resto, ragazzi, le build e quant'altro ve le faccio vedere in questi due spezzettoni che vedremo più avanti. Un bacione e buona visione. Ed eccoci qui ragazzi con la build del nostro Knox Oro, che non è nient'altro che diciamo l'ospite del nostro video, l'ospite speciale. Allora, Knox Oro ha uno scout taurino potenziato in quanto va a rilasciare delle mine di prossimità. Quanti ne rilascia? Allora, di base un costruttore riesce a percorrere con lo scout taurino 3 unità. Quindi tre caselle. Abbiamo messo nella build anche scatto lungo, ovvero Hype Maratona, che ci dà due caselle extra con lo scatto taurino. Quindi noi ne percorriamo 5 in questo caso. E l'abilità di Knox Oro è che per ogni mezza unità che noi andiamo a percorrere con lo scatto taurino, andiamo diciamo, a rilasciare questa mina di prossimità. Quindi percorrendo le 10 e 5 unità, dropperemo un totale di 10 mine. Queste mine ragazzi non sottovalutatele perché sono abbastanza forti da shottare con un piccoletto e anche da squagliare, dipende dal livello, sempre un cicciottello. Giustamente con gli smasher non ci potete avere a che fare, anche perché con lo scatto taurino vi vanno a fermare. Cos'altro volevo dire? Il danno che vanno a infliggere queste mine quant'è? Come primario Knox Oro, le mine di Knox Oro vanno a infliggere 275 di danno fisico base. Allora, in cosa consiste la build? Vantaggio squadra, buone feste, che ci riduce il recupero delle abilità, in questo caso tutte quante. Corsa disperata ci riduce il recupero solo di scatto taurino del 27%, doppia corazza perché come state vedendo nel video ragazzi siamo in mezzo alla safe, in mezzo alla folla, quindi diciamo avere una corazza più elevata ritorna veramente utile. Scatto lungo, ve l'ho detto all'inizio, e survivalista, perché spammando così tante volte diciamo lo scatto taurino vi accorgerete che vi capiterà di ammazzare più e più piccoletti, quindi riprendere un po' di vita non fa male. Se ciò non bastasse, ragazzi, potete aiutarvi anche o con delle pedane curative, magari rientrando in safe o comunque ritornando per prendere una boccata d'aria, potete poi qualche secondo recuperare un po' di salute. Allora, se non riuscite a fare quello che state vedendo, ragazzi, potete utilizzarlo anche non per forza come primario ma come secondario, perché ho notato che in partita potete utilizzarlo all'interno degli spawn.
senza andare in mezzo alla folla e droppare lì le mine e aspettare che gli abiti entrano, perché da quello che ho visto queste mine non fanno attivare i bombaroli, quindi diciamo che sono una, diciamo, un buon aiuto. Nient'altro, aspettiamo la seconda parte e ci vediamo tra poco. Ed ecco a voi ragazzi Hype Maratona, un eroe che di solito viene utilizzato come secondario e viene anche sottovalutato. Questo è il mio eroe preferito. Per quale motivo? Come primario andiamo a percorrere 6 unità ragazzi. È un'unità in più, ma fidatevi che una volta che ci avete il pad o comunque quello che volete in mano, vedete la differenza. Allora, la build è la stessa, quindi non ve la sto elencare, ma ve la faccio vedere. Cambia semplicemente l'ordine, tutto qui. Una cosa che vi ho detto, gadget che vi consiglio magari è standardo e balda adrenalina, perché magari siete alle strette, con lo standard risparmiate di vicino e giustamente la balda adrenalina, bam, vi curate in maniera instant. Al maratona ragazzi riuscirete a fare un giro veramente elevato e cambia semplicemente che col derby demo, ovvero col nostro Knox oro messo come secondario, invece di fare 275 di danno fisico base con le nostre mine, andiamo a farne 110, tutto qui. Però comunque sia, spammate talmente tanto, diciamo, questa abilità che è lo scatto lungo, che fare 275, fare 210 non vi cambierà, perché comunque sia il vostro obiettivo non sarà quello delle mine, ma quello di spazzare via tutti. Giustamente le mine magari vi potranno essere d'aiuto qualora voi magari state retrocedendo, o qualora magari qualcuno non siete riuscito a portarlo via, e giustamente le mine che sono dietro di voi fanno il loro effetto. Ragazzi, vi lascio continuare con questo video, mettete like, condividetelo e spero che vi sia veramente piaciuto. Ci vediamo molto presto, un bacione, il vostro Dom.